Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Dopo la mia video recensione sui Contrast, ho ricevuto molti commenti su Facebook o su YouTube in cui mi è stato chiesto di realizzare alcuni video utilizzando prevalentemente i Contrast. Quindi, ne cito due, Roberto e Calvo Gamer. È colpa vostra se adesso troverete qui sul canale, oltre ai video tutorial classici utilizzando i colori che abbiamo sempre usato finora, anche dei video tutorial che utilizzano prevalentemente questi nuovi colori, i contrast. Quindi inauguriamo questa nuova sottorubrica, chiamiamola così, con un tutorial che vi mostra come dipingere un volto umano utilizzando i contrast. Iniziamo! Molto bene, ho preparato la mia capoccetta di uno Space Wolf e siamo pronti per iniziare. Quindi la prima cosa da fare è applicare il primo colore, che sarà il Gilliman Flash. Però non sarà steso direttamente dalla boccetta, ma sarà diluito in proporzione 1 a 1 con del contrast medium per partire leggeri, diciamo così. In questo caso lo applico su tutto il volto, quindi senza problemi, senza grosse finezze, perché ci serve comunque come colore di base. Quando usate i contrast, ricordatevi sempre di scegliere prima il primer in base all'effetto che volete avere, perché se volete un incarnato neutro, allora usate il Greysear. Se invece cercate un incarnato un po' più caldo, un po' più abbronzato, allora la vostra scelta deve ricadere sul Wraithbone. E questo qui, per quanto ancora macchiato, è il nostro punto di partenza. Ho steso due mani alla fine di Gilliman Flash e Medium perché mi sono accorto che una singola mano era un po' troppo poco intenso. Quello che farò adesso è, con del Gilliman Flash puro, quindi senza diluizione, senza medium, è andare a rifinire tutte quelle zone che già la prima passata ha definito, quindi tutte le zone in ombra, quindi la parte sotto lo zigomo, qui attorno alla bocca, sotto le palpebre e attorno al naso. E qui vi starete chiedendo, ma perché adesso usi un contrast puro quando prima l'hai usato diluito? Semplice, perché ho notato, pasticciando un pochino con i contrast, che è più comodo, quando si vuole cercare di creare una sfumatura che non sia solo con la scazzolata da contrast, partire per gradi, quindi andare per gradi più che partire per gradi. Quindi partire con un colore più diluito, con un po' di medium, e poi magari usarlo puro per le ultime ombre. Quello che farò ora è aumentare ulteriormente il contrasto utilizzando un secondo contrast, sempre sulle tinte dell'incarnato, il Dark Oath Flash, restringendo l'area di applicazione, ma comunque sempre nell'incavi del volto. Se comunque lo vedete macchiato adesso, non vi preoccupate, perché poi andremo a rifinire con delle lumeggiature. Quello che andrò a fare adesso è applicare un velo, proprio una velatura di Blood Angels Red e di Contrast Medium in rapporto 1 a 3, quindi una parte di colore per tre parti di medium, attorno agli occhi e attorno alla bocca per aumentare ancora un pochino, variare un pochino i toni nelle zone di pratica d'espressione.
Io in questo caso ho usato il rosso perché avevo quello. Se volete dare varie sfumature al vostro volto, potete usare tranquillamente altri colori. Volete un volto più malsano? Velature di viola. Un volto un po' più livido, un po' più plumbeo? Velature di blu. Quindi, adesso abbiamo finito di schiacciare, è il momento di ripulire. Utilizzerò del Rack Art Flash per lumeggiare tutte quelle zone in rilievo, quindi il ponte del naso, il labbro, il mento, gli zigomi. Se vedete che adesso il colore sembra un pochino più satinato rispetto a prima, è perché ho steso una passata di Lamian Medium per opacizzare un pochino il tutto, perché alcuni colori contrast sono un po' troppo lucidi. Quindi, in caso, ricordatevi di fare questo passaggio. L'ultimo step consiste nell'applicare una seconda lumeggiatura, questa volta con un colore più chiaro, il Flade One Flash, restringendo l'area di applicazione, quindi se prima abbiamo fatto tutto lo zigomo, ora faremo solo metà. E questo è il risultato finale. L'unica cosa che ho fatto off screen è stata aggiungere una puntina, proprio una punta, sulle zone più esposte di Pallid Witch Flash puro. E questo è quanto. Spero che questo video, questo primo video di un tutorial con i contrast, vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento qui sotto, seguiteci su Instagram, su Facebook e qui su YouTube, quindi cliccate sempre sulla campanellina per vedere tutti i nostri video e ricevere ogni notifica sulle nostre nuove uscite e, come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento!